Buonasera a tutti e un caro saluto da Radio Melody. Io sono Andrea Sgorbati e per la rubrica Artisti l'ospite di oggi è... Alessandro Scarioni. Da-da! Ciao Alessandro e grazie per essere intervenuto ai nostri microfoni. Grazie, grazie mille a voi che mi avete chiamato. Ci vuoi raccontare un pochino come nasce questa tua passione, questo tuo amore per la musica? Allora... Io nasco come pianista perché mio papà era molto amante degli strumenti musicali, ogni 3x2 portava a casa qualche gnacchero, fisarmonica, poi è venuto il talento dell'organo Hammond, appunto, portato a casa questo baraccone e ovviamente nessuno sapeva suonarlo. Premetto, mio papà era un chitarrista e allora ha detto, adesso suona il T-Custi, va bene. E allora mi sono iscritto alla collegiata, mi sembra che era la scuola di musica dietro casa nostra, e con un insegnante polacco che si chiamava Cacciara, mi sembra, mi sono dato al pianoforte. Però questo amore, da quello che so, non è durato poi tantissimo. La chitarra ha avuto sopravvento. Sì, la chitarra ha avuto lo sopravvento perché mio papà comunque suonava e andava in giro a suonare, si tirava dietro la chitarra a fare delle baraccate. E a me piaceva perché io andavo dietro con mio papà e vedevo un po' tutto l'ambiente e ho detto un giorno, mentre stavamo mangiando, ma avevo contemporaneo al piano, quindi avrò avuto una decina d'anni, sono andato in salotto dove avevo due chitarre, ne ho tirate giù uno dall'appendino, diciamo, e mi sono messo a strimpellare non so cosa perché non sapevo fare assolutamente niente, però avevo già, mi disse mio papà, una mano destra buona. Allora lui, da professore, mi ha insegnato il giro di Do, che era l'unica cosa che sapeva fare. Bene. L'unica cosa, lui faceva tutti i brani in giro di Do e quindi io ci sono... Perché lui cantava anche mentre suonava, era one man band. Lui era il menestrello, tutto arrangiato sul giro di Do, e io il giro di Do praticamente l'ho strasuonato, e da lì è un po' nata la mia passione della chitarra, diciamo. Anche perché avrei, nasando un po' l'aria, come dici tu, avrei capito che suonare la chitarra era meglio che suonare l'organo in chiesa, insomma. Assolutamente sì, anche perché tirarsi dietro, uno, suonare l'organo in chiesa, e due, tirarsi dietro l'organo per andare a suonare diventava un po' complicato, perché sul mio fantastico motorino, il Peugeot 103, che pesava come una macchina e andava a 35 all'ora, vento a favore, diventava un po'... giustamente, sì. Diventava difficile portarselo in giro. Quindi hai optato per... Ho optato per la chitarra, per la chitarra. Ti ricordi, caro Sandro, sì, la tua prima esperienza, ovvero il tuo primo concerto, dove l'hai fatto con chi erano magari i tuoi compagni di band? Allora, il mio primo concerto l'abbiamo fatto al Bermuda Club a Borgonovo, e era un prototipo, poi dopo sarebbero stati i Dumpster, diciamo, e ci chiamavamo Gardenia. Alle formazioni c'eravamo io alla chitarra, Omar Corradini alla batteria, lo Stefano Silva alla voce e Dave Bramante, ho detto Dave Bramante, ma Denis Mezzadri al basso. E mi ricordo che avremmo suonato, facevamo l'apertura ai Grado, e quando abbiamo suonato sembrava di essere praticamente i Kiss. Siamo partiti caldi come le stufe, ovviamente in platea c'era anche mia mamma e mio papà, e alla prima parolaccia di Silva mia mamma ha detto: e allora? No, le parolacce no. Bene, e da lì ho detto partiamo. Il freno a mano tirato. E beh, per forza, c'è chi ha fatto anche peggio, perché poi nelle prossime interviste salterà fuori. Quindi all'età di 14 anni inizi la tua esperienza con la chitarra, e poi come si sviluppa questa tua passione? Allora, io praticamente mi piaceva molto la chitarra, insomma tutti i brani, perché i miei genitori ascoltavano un po' comunque del rock. Mio papà ascoltava Johnny Cash e Platter, e mia mamma ascoltava i Beatles e gli Stones, quindi sono venuto su un po' già forgiato con il rock. Sì, comunque con la musica nelle orecchie, diciamo. E poi chi poi mi ha instradato verso l'hard rock, il metal, è stato il fratello del Mauro Zucconi, che era... Quindi Antonio Zucconi. Esatto, che era... Il Mauro era... Eravamo in classe assieme, o facevamo le medie assieme, e quando ci trovavamo al Salone del Prete
Suo fratello arrivava sempre vestito da metallaro, quindi jeans attillatissimi, scarpottoni 4 quarti, chiodo, sopra uno smanicato di jeans, con rigorosamente su delle toppe di gruppi metal. E tu ti sarai chiesto: chi sono sti qua? Perché io, mentre giocavo ai giochini, guardavo lui, dicevo, mi inquietavano un po' queste toppe, però dicevo, figa, cosa sono? Ma cos'è? Allora ho detto col Mauro, oh Mauro, ma cos'è quella roba lì? È un gruppo metal. Ah sì? E quindi non è che mi fai una cazzetta per sentire un po' cos'è. E da lì mi ha fatto una cassettina con su State of Euphoria degli Anthrax, quindi sono partito subito con un bel thrash metal. E da lì ho detto, questo è il mio genere. E questo è il mio genere. Praticamente lo tirò dietro per tutta la vita. E poi infatti così, in un modo o nell'altro è stato. È stato, li ascolto ancora adesso, quindi. Poi dopo questa prima tua passione, inizi a studiare, mi dicevi. Sì, praticamente andando avanti negli anni ho visto che comunque ero bravino con la chitarra, ho iniziato a fare il CPM. Che avevo, CPM per chi non lo sapesse è un centro professione musica che era a Milano, e l'ho iniziato a fare quando avevo 17-18 anni e praticamente fugavamo da scuola e andavamo al CPM per la gioia dei nostri genitori. Sì. Che poi ti hanno anche bocciato per quella, se non ricordo. Sì, mi hanno bocciato in quinta. Però sono al CPM ti hanno promosso. Sì, quindi... mi hanno promosso, ma non era tanto contento mio papà. Ma più che altro mia mamma. Sì. Quindi poi, finito il CPM, inizia a suonare, diciamo, un po' più seriamente, rispetto, senza nulla togliere, a tutti i gruppi sì. che hai fondato e in cui hai suonato nella tua giovinezza. Se ne vuoi ricordare qualcuno? Quello più famoso, diciamo, nell'ambito piacentino, erano i Dumpster, che era il prototipo dei Gardenia, praticamente con l'ingresso dei due Modica More. Il Simone e l'Andrea sono cambiate tante cose e abbiamo deciso di intraprendere questa cosa qua. Il primo demo l'abbiamo fatto con la formazione originale, quindi io, Omar, Pibio e il Denis, ma era una cosa, non ti dico inascoltabile, ma quasi. Con l'avvento dei due Modica More c'è stato un po' un cambio di armonia, così. E avevamo 16 anni, siamo stati prodotti anche da una etichetta che si chiamava False Note, che poi alla fine ha capottato e non abbiamo preso un uno, però l'album era ancora in giro ed era ancora su delle classifiche norvegesi o francesi, comunque dalla critica piaceva, ecco, perché eravamo... E che genere era questo album? Allora, la base era punk. Era un punk rock, però io già all'epoca ero già invasato con lo studio, l'armonia e quelle cose lì, quindi io ero più portato a fare dell'hard rock, e quindi era una fusione tra il punk e l'hard rock, diciamo, e era insolito, quindi ci hanno criticato nel senso buono come new punk, post punk, elettropunk, un po' di tutto. Avete creato una cosa che non era ancora comune all'epoca. No, anche perché mi ricordo che all'epoca noi al massimo andavamo nella cantina di Pelone a bere il novello, quindi noi stiamo parlando comunque di più di 25 anni fa. Sì, assolutamente. Di conseguenza sì. Era anche più difficile la comunicazione, perché internet non esisteva ancora. Esatto. E si basava un po' anche sui giudizi di quelli che vi ascoltavano. Sì. E poi mi ricordo che il mio mentore sui giudizi era il Lucio Callegari, che suonava nei Wicked Minds, e aveva un negozio di dischi tutti particolari, insomma rock, metal, punk. Sì, qualcosa che si discostasse dal pop italiano. Esatto. Che all'epoca la faceva ancora da padrone, se esatto, non ricordo sì, male. Sì, sì. E quindi noi andavamo lì e molte volte facevamo sentire la demo, il singolo che avevamo fatto, l'album, quella roba lì, e lui ci dava i suoi giudizi e noi erano gasatissimi, perché lui era già uno che suonava a un certo livello, perché avevano già una casa discografica, mi sembra, loro. E quindi comunque aveva una certa esperienza nel genere. Sì, per noi avevamo molto, molto impatto avere una critica positiva da loro. Quindi ti dicevano che eri il demonio nel 94 quando suonavi questa musica del diavolo. Sì, praticamente sì. Mi ricordo, poi
La prima chitarra elettrica, una me l'ha regalata mio papà, che ho ancora, che era la sua, ma la prima chitarra elettrica me la sono guadagnata con le campagne dei pomodori. Tipico della Valtidone, esatto. O l'uva e i pomodori, cioè, sì. O addirittura le ridagne. Ma no, le ridagne era troppo presto per me, perché ero giovane. I pomodori invece danno... Pomodori, raccolta a mano, sole a fuoco sulla coppa e doma. Tollone, e io vuotavo i tolloni e caricavo le ceste tutto un giorno. E come ho preso l'assegno della fine campagna, lo stesso giorno sono andato da Ferranti, ho preso la mia prima chitarra. E mio papà mi ha detto, però, insomma, tieni due soldi via da parte. Sì, sì. No, ce l'ho messa ancora. Ah, bene. Sì, ma detto, ottimo, hai capito proprio il valore di quello che ti avevo detto. Cosa vuol dire lavorare, far fatica. E dopo da lì... ho preso una chitarra che mi ricordo mi hanno odiato tutti, che era una Fren Gambale, che all'epoca era un super chitarrone, gialla, tutta gialla. Canarino? Gialla canarino, sì. Era, per non darne l'occhio. Era inguardabile, era veramente inguardabile quella chitarra lì. Suonava bene almeno? Suonava molto bene, però quando la tiravo fuori c'era un Madonna, che era mio un Ether Color. Ecco. E io ho trovato questa. Ho trovato questa, mi piaceva da matti. E... ti ricordi la prima canzone che, non so, che ti ha stregato, che ti ha fatto capire che volevi fare chitarrista? Certo, era Come On Everybody e era la sigla di qualche trasmissione televisiva, tipo, non so se dico giusto, MTV o qualcosa del genere. E quando partiva la sigla, io mi mettevo lì con la chitarra pronto per suonarla, perché volevo capire come fare. Perché non conoscevi gli accordi? Non conoscevo ancora gli accordi, si parla ancora di tempo prima. E quindi è stata durissima, perché poi io aspettavo che ci fosse la sigla per mettermi lì, pam param param pam param param pam param pam param pam. Sapendo solo il giro di do, non c'era dentro un accordo. Benissimo. E ho detto, e adesso come faccio? E alla fine... E quindi aspettavi poi il giorno dopo per andare avanti con un pezzettino. Sì, io diventavo matto, dovevo mangiare col tirasassi per arrivare a vedere quella rubrica lì. Ma era di Television, forse. Può essere anche. Non mi ricordo, perché c'era solo due, qui devi mangiare al volo per sentire quei 20 secondi di sigla. Esatto, e quindi sono diventato matto per imparare un Mi maggiore, un La maggiore, un Re maggiore. Torniamo a noi. Quindi Alessandro, dopo i Dumpster, come va avanti la tua carriera di musicista? Allora, dopo i Dumpster ho iniziato a studiare al CPM. Subito dopo i Dumpster mi hanno chiamato gli Sciamano, gruppo anche della zona comunque dell'Alta Valtidone, adesso si chiama così, che erano molto più vecchi di me,
quindi ero la con più esperienza anche. Beh, sì, andare in liscio a mano anche loro con l'etichetta discografica per me era già un sogno, fighi, suono con quelli bravi, e anche con loro abbiamo fatto tante date. Poi da lì, mentre studiavo al CPM, uscito da lì, ho iniziato a militare nelle band piacentine, praticamente cover band, per fare due soldi. E una che mi ricordo in particolare erano in Mescalina, dove c'era la sezione fiati e c'era dentro il traspe. Quindi, traspe è sempre al basso, giusto? Sì, sì, il traspe lo conosco da 30 anni, ci sono assieme da 20, è un ergastolo praticamente. E quella me la ricordo come band perché avevamo i fiati, che a me non piaceva tanto suonare come i fiati, però è stata una bella esperienza, devo dire. E soprattutto la divisa. La divisa che ha voluto Simone Polimeni, che era il saxofonista, che cito perché ha una gioielleria a Caorso, gli facciamo anche un po' di pubblicità, e perché lui non vedeva l'ora che arrivasse qualche rapinatore dentro per chiudere la porta e massacrarli di botte. È successo due volte, è stato a sua libertà più di una volta, quindi era anche quello che ci serviva per la band per prendere i soldi quando il gestore... Perché in tempi poteva essere anche che non si... era una roba da Blues Brothers, voi non lo so, guadagnate 500.000 lire, ne avete bevute 780, come facciamo? Ci pensavo Polimeni, veniamo sempre a casa con i soldi. Bene, bene. In una band è una cosa fondamentale. E avevamo voluto la divisa tipo le squadre di bowling americane, quindi camicie a mezze maniche con dei colori particolari, e la nostra divisa era nera con delle bande bianche e arancioni con la scritta Mescalina dietro. Quando abbiamo fatto le foto per qualche per il, come si chiama, il quotidiano locale Libertà, che, perché suonavamo parecchio in giro e avevamo tutti sulle divise, sembravamo dei bidelli. L'impressione era proprio quella, dei bidelli, ci mancavano tutti quei cancellini in mano e eravamo a posto. E che genere facevate, scusami? Lì facevamo del rhythm and blues, praticamente rhythm and blues con i fiati, che poi con la mia mano diventava un po' più tendente al rock, hard rock. Ogni tanto ci sparavano dentro qualche pezzo un po' pesante e abbiamo fatto tanto, abbiamo suonato parecchio con loro, devo dire che anche lì dopo questa formazione ci siamo rivisti per buttare in piedi il Reload, che c'era dentro sempre il traspe, c'era Angelo Rovede alla batteria e la Barbara Cecere alla voce. Anche... E con Reload avete fatto anche lì qualche anno? Sì, abbiamo fatto con loro, abbiamo fatto... Perché ricordo che eravate parecchio in giro ai tempi, sì. Il manifesto me lo ricordo. Sì, sì, anche perché il traspe, come al solito, ne ha fatti stampare tipo 4200. Sì, che come quelli di Jovanotti quando ha fatto... l'ultimo concerto sulle spiagge, esatto. Il numero era uguale. E quindi a casa penso di avere ancora un plico da 50. Sì, sì. Ormai sono passati un bel 10 anni. Di più. Se fai conto che i miei figli hanno 18 anni e lì erano appena nati, quindi era 2003, 2004. E dopodiché, finalmente, dopo varie peripezie, nascono gli Hard Lemon. Esatto. Che è il gruppo in cui ancora adesso suoni e che state portando avanti diversi progetti. Sì, anche lì cambi di formazione appena partiti, perché il primo cantante era stato il Valentino Casagrandi, ex cantante dei Cani della Biscia. Esatto, che è stato il primo cantante di Hard Lemon. C'è stato Massimo Montanari alla batteria, poi per una serie di cose la cosa non ha funzionato, abbiamo ripreso a fare voce femminile e anche lì avremmo cambiato 3 o 4 cantanti. E preso dallo sconforto col traspirato, solito le assumle, basta. E dopo è entrata la Franci e ogni cosa è venuta. La Franci, intendiamo Francesca Trevisan, sì. Cantante. La cantante. E tua attuale moglie. Esatto. Ah, una cosa mi stavo dimenticando. Nel 2003 siamo andati a Sanremo. È vero, questa cosa. Hai raccontato diverse sere stava sfuggendo, sì, anche a me. Spiegami un attimo una cosa, perché questa è comunque per una persona che nasce a Borgonovo Altidone, trovarsi a Sanremo. Eh sì. È una cosa particolare, non a tutti capita. Sì, 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 sì. Mi racconti un attimino questo aneddoto? Allora, praticamente mi ha ingaggiato il Giovanni Baiardi e Cristian Pagani, detto Ralph. Avevano buttato in piedi questa band che si chiamava Diverse Doti d'Autore, dove abbiamo registrato l'album e hanno collaborato tanti musicisti. Io ero il terzo chitarrista, poi c'erano 2 o 3 bassisti. C'era tutta gente valida, insomma. E niente, abbiamo con questo album qua abbiamo fatto 2 o 3 selezioni in qualche contest e l'ultima che abbiamo fatto, che l'abbiamo fatta verso Carpaneto, nevicava
a Lancio. Noi, finito di suonare, siamo andati a bere, ce ne siamo altamente sbattuti, e poi è venuto uno, perché erano due sali in questo locale qua, è venuto uno a dire: oh ragazzi, siete passati. Loro hanno detto brindisi. Brindisi a lei. Quindi, e poi dopo siamo partiti per andare, abbiamo fatto altre due selezioni e siamo andati a Sanremo, Sanremo Rock era. E solo che il budget era scarso e abbiamo dovuto ridurre le spese e quindi fare una band un po' più ridotta. Quindi nella band, come avevo già detto molte volte nei Monday Show che facevamo con te Sgorba, ho chiamato Concarotti alla batteria, Enzo Frassi al basso, il grande Enzo, grande che conosco Enzo, anch'io, Giovanni Baiardi era la chitarra e voce, e io la chitarra, e Cristian Pagani alla voce. E sono stati tre giorni al Fulmicotone, perché presumo, anche questo potrebbero confermarmelo anche i miei ex soci, non abbiamo fatto un sound check da sobri. Non dico suonare, il check si faceva la mattina. Neanche la mattina si riusciva ad essere... No, perché magari ce l'avevamo addosso delle sere, quindi la mattina andavamo con gli occhiali da sole, perché altrimenti avevamo gli occhi come il furbi, ed era meglio non farsi vedere. Puoi raccontare ai nostri spettatori dove avete dormito? Ah, sì, sì. Allora, visto che tutti quelli che andavano lì, comunque noi avevamo anche il pass per l'Ariston, quindi giravamo anche con i Big, erano alloggiati al casinò, sì, di Sanremo, o comunque in alberghi, insomma, che costavano. Noi non avevamo di soldi, quindi ci siamo appoggiati al Don Orione di Borgonovo, che aveva una dislocazione a Sanremo. Bene, quindi detto. Siete riusciti ad andare al Don Orione di Sanremo? Sì, pensando che fosse come il Don Orione di Borgonovo, cioè una scuola alla fine, una scuola professionale. Con due brandini, insomma, tanto per stare lì un paio di giorni. Esatto, invece no, era praticamente un ospedale geriatrico. E ci hanno dato un quarto di mansarda a testa, quindi c'era da stare attenti a alzarsi la mattina. Saranno stati 7 metri quadrati da dividere in due. E è stata un'emozione, un'emozione devo dire. E a parte, diciamo, il dormire, che come ci hai appena raccontato è già stato abbastanza impegnativo, come vi siete piazzati, com'è andata quell'esperienza? Alla fine abbiamo fatto due selezioni, siamo stati giù tre giorni e alla seconda selezione ci hanno lanciato a casa come degli Sputnik. Però per noi girare per Sanremo con il pass, con su artista, era... Ebbe una soddisfazione non da poco. Assolutamente sì, anche perché all'epoca comunque piacevo, quindi ho avuto qualche numero di telefono, ma soprattutto ci chiedevano l'autografo tutti, cioè mi poteva fare spasson, come si dice qua, che loro bastava vedere qualcuno con un pass e con scritto artista e tutti chiedevano l'autografo. E pensavano che fosse magari un chitarrista americano, visto il capello lungo biondo. E può essere. Il fisico, può essere, la canotta avrei avuto sicuro. Assolutamente, e lo spolverino alla Concarotti. E dopo questa esperienza, se non ricordo male, prima degli Lemon fai anche un passaggio con altri tre artisti del Piacentino. Ah sì, 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 perché io avevo dato una mano ai Tequila Boom Band, che si erano formati quando eravamo sui banchi di scuola anche lì. Non c'era il chitarrista, gli ho dato una mano e da lì abbiamo fatto un altro gruppo che si chiamava Stay Mail. C'era dentro Massimo Ghioni alla batteria. Che letto in italiano è Stai Male. Stai Male, perché noi continuavamo a fighe, stai male, oh, madonna, stai male, perché quando facevamo le prove finiva sempre... Che qualcuno magari, ecco, avesse qualche problema di stomaco. Insomma. Esatto, sì, sì, e colpi di freddo, succedeva. Poi quando erano giovani c'erano di più che adesso. Chissà, eh? Chissà com'è. Anche non ho mai capito come mai. E niente, c'era Massimo Ghioni alla batteria, suo fratello Claudio Ghioni al basso, e l'Andrea da Gui alla voce, quindi io suonavo con dei big, cioè gente che sapeva suonare davvero. E insomma, quando eravamo in sala prove, dopo aver scolato un paio di bottiglie di rum, abbiamo detto: come ci chiamiamo? Stai male. E se lo mettiamo in inglese? Stay male. Allora, male, Malone, ci sta, rimani uomo. Beh, un po' presa alla larga, ma... Sì, sì, comunque, una traduzione... Esatto. E il Ghio, il Massimo, ha detto: sì, prof, ragazzi, noi nel weekend suoniamo con le altre band. E allora noi ci mettiamo sotto nella locandina Only Infra, e quindi suonavamo solo infrasettimanale, perché altrimenti avevamo l'altra band che suonavano. Sì, le vostre band, sì, quelle ufficiali, che di solito si suonava sempre nel weekend. Esatto, e con quella band lì ci siamo divertiti, perché facevamo tutti pezzi pesantissimi,
tipo Pantera, Stone Temple Pilot, tutta roba, Guano Apes, tutta roba abbastanza pesante, ci divertivamo da matti, i gestori un po' meno, devo dire. Perché sì. I volumi saranno stati sicuramente interessanti, diciamo. Sì, sì, devo dire di sì, però anche lì abbiamo fatto qualche festa della birra e siamo piaciuti. E bello, è stata una bella avventura, devo dire. Ancora adesso Massimo Ghioni suona con noi nel nostro duo che è diventato trio, che saranno i Triatonica adesso. I Triatonica. Infatti, giusto appunto, volevo chiederti qualche progetto per il futuro, sempre sperando che la situazione Covid si normalizzi e che comunque si possa ritornare a fare anche live. Esatto, allora noi come Hard Lemon proseguiamo per la nostra strada. La cosa bella del duo acustico, che adesso sta diventando un trio, è stata appunto l'aggiunta di Max Ghioni alla batteria, che è comunque è tanta roba, ma soprattutto con l'avvento di Francesca Trevisan al pianoforte, che si è data al pianoforte da un paio d'anni, è brava, devo dire. E quindi Francesca farà sia voce che pianoforte, il che si riassume in una cosa semplicissima: suono meno io, perché di solito faccio 7000 note, eravamo proprio in duo secco. E adesso sì, beh, comunque avendo solo una chitarra piuttosto che invece avere anche dietro un ritmo della batteria e un po' di sottofondo di tappeto di pianoforte, come esatto, si dice in gergo, anche per il chitarrista c'è un po' di respiro. C'è un po' di respiro e comunque anche, diciamo, da quello che ho visto io, che ho sentito io, già solo con l'aggiunta delle percussioni della batteria, riempie molto la serata, insomma. Sì, cambia. In più posso magari fare qualche cromatismo in più, fare qualche solo che non riesco mai a fare, perché in due le note le faccio io, quindi e quindi ci stiamo lavorando e secondo me, se tutto va come deve andare, quest'estate auspichiamo che si possa iniziare a fare qualcosa, insomma. Esattamente, perché il debutto, perché è più di un anno che si è fermi sotto l'aspetto della musica live. Speriamo che un futuro anche perché la prima data ufficiale con la Francesca Trevisan alle tastiere la vogliamo fare al bar della stazione, e noi ci siamo. Bene. Speriamo almeno, dai. Sì. Alessandro, io ti ringrazio per essere intervenuto ai microfoni di Radio Melody. Grazie a te. E per concludere vorrei che tu mi indicassi una canzone, ovvero quella canzone che preferisci suonare e che suoneresti sempre. Ecco, anche lì, prima ero più portato al metal, adesso una canzone che mi piace da matti suonare è Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd. Perfetto, e sulle note dei Lynyrd Skynyrd noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo alle 18.